Ciao a tutti, spero che mi sentiate e spero che mi vediate. Datemi un cenno sulla chat, anche perché in questi giorni sono giorni particolarmente complicati per quanto riguarda la gestione della rete e per quanto riguarda ovviamente tutte le nostre connessioni. Mi è appena arrivato una catena su WhatsApp, si dice che il MISE, se vediamo quanto sia vero o fake, il MISE dice tramite questa catena, di non inoltrare messaggi video o altri video che non siano assolutamente pertinenti. Comunque, spero che mi sentiate. Io intanto leggo qua. Ciao a tutti, ragazzi, ben arrivati. Prima di iniziare la nostra argomentazione del giorno, ho un paio di notizie di servizio, come si dice in gergo. Allora, vi confermo che Future Mirror durerà per tutto il mese di aprile. L'altro giorno abbiamo fatto una riunione, ovviamente via video call, con tutto il team e raccogliendo anche tutti i vostri spunti, le vostre indicazioni. Quindi manteniamo l'appuntamento del martedì e del giovedì. Manteniamo la struttura del fatto che il martedì sarà verticale su un argomento preciso, mentre il giovedì riproponiamo sempre argomenti trasversali. In particolare, come sapete, il martedì avremo degli ospiti esterni, quindi per tutto il mese di aprile avremo occasione di stare insieme in questa modalità. L'altra novità, chi di voi ha ricevuto la mail, ha visto che nella mail c'era un piccolo sondaggio perché volevamo un po' testare con tutti voi quali fossero gli orari migliori, quelli più idonei per proseguire la programmazione anche per tutto il mese di aprile, e mi avete messo in grande difficoltà perché al momento, diciamo, gli exit poll, gli scrutini, c'è un 40% di voi che vuole mantenere l'orario dalle 2 alle 3. Abbiamo deciso di anticipare perché abbiamo visto, grazie agli analytics di YouTube, che alle 3 c'è una flessione diciamo, di ascolti, come si dice in gergo, perché ovviamente molti di voi iniziano alle 3 una serie di attività. Un altro 37% preferisce dalle 18.30 alle 19.30. Abbiamo due soluzioni, diciamo che testeremo magari queste due soluzioni. Comunque grazie mille perché avete risposto veramente in tanti. L'altra nota di servizio che vi chiedo di segnarvi sul calendario è che il 7 aprile proviamo a fare un mega aperitivo di gruppo. Ci collegheremo ovviamente vi daremo tutte le indicazioni. Ci proviamo a trovarci alle 18.30, quindi testiamo il nuovo orario e proviamo a fare un mega aperitivo di gruppo, come va di moda oggi su Instagram piuttosto che su altre piattaforme, di tutto il gruppo, di tutta la community, tutta la tribù, di tutti coloro che ovviamente vi ringrazio veramente, grazie di cuore, che segue Future Mirror e segue tutte le attività. Non dico a che numero di Future Mirror siamo arrivati perché sono anche emozionato, quindi diciamo che questo è il nuovo episodio di Future Mirror. Vorrei iniziare questo nuovo episodio dandovi già appuntamento al 31.3. Quindi l'ultimo giorno di marzo, ci vedremo molto probabilmente alle 2 e avremo una puntata verticale dedicata alla corporate creativity. E avremo degli ospiti veramente sono molto contento perché avremo con noi Alessia Sterpetti, che è la responsabile di tutta l'Idea Factory di Enel. Avremo Chiara Burberi di Redoc, che come sapete è molto in prima linea per tutto quello che riguarda le STEM e non solo le STEM, anche la componente soft. Ci sarà il professore, il mio amico Giovanni Lucarelli, che insegna creatività all'Università di Urbino, se non sbaglio. Giovanni, chiedo scusa. E ci sarà con noi anche Marco Michele Rossi, che ho citato in un precedente Future Mirror, che si occupa di disegno di spazi, quindi un architetto che si occupa di flagship store, ovviamente di costruire spazi, e insieme parleremo di corporate creativity. Quindi è un appuntamento al quale vi chiedo di partecipare perché è molto interessante. Riceverete via mail tutto il calendario degli appuntamenti di aprile, perché abbiamo già costruito il palinsesto di aprile, come dicevo prima, raccogliendo un po' di informazioni e anche di richieste.
Vi chiedo di continuare a inviare suggerimenti piuttosto che richieste alla mail, in risposta alla mail che vi arriva con tutti quanti gli appuntamenti, perché cercheremo il più possibile di far tesoro di tutto quello che ci dite, per cercare di capire anche insieme come evolve e come evolverà Future Mirror. Bene, iniziamo la puntata di oggi, iniziamo l'episodio di oggi, come al solito. Alexa, metti un timer di 25 minuti. 25 minuti, a partire da ora. Grazie Alexa, e l'argomento di oggi è leadership. Vorrei parlarvi di leadership utilizzando queste due sigle. La prima la conoscete, è la sigla VUCA, che ormai da 3 o 4 anni, forse anche più, contraddistingue molti dei convegni sulla leadership, sull'analisi della complessità e quant'altro. È una nuova sigla che mi sono inventato l'anno scorso, e col quale cerco anche di strutturare una serie di attività insieme ai manager, insieme alle aziende, che è RICA. Ci arriveremo insieme, però come al solito vi presento qualche libro, qualche testo che mi ha ispirato i contenuti di questa chiacchierata e che vi consiglio ovviamente di leggere. Il primo libro è La quarta rivoluzione industriale di Luciano Floridi. Ve lo consiglio perché è un libro, ovviamente conoscete benissimo il professor Floridi, ho avuto modo di conoscerlo direttamente, di fare un evento insieme a lui e di chiacchierare con lui a lungo. È un bel libro scritto da un filosofo, professore di filosofia, ed è un libro molto interessante perché qua troverete tutta una serie anche di agganci con quello che abbiamo detto le scorse volte, con quello che diremo oggi e prossimamente. Quindi il libro del professor Luciano. Poi vi consiglio un libro molto americano, questo è veramente un libro, si vede già dalla copertina, ma il titolo è estremamente interessante, il titolo è La media è finita. Diceva il mio professore di matematica finanziaria, professor Peccati dell'Università di Torino, che la medite è una delle malattie che non colpisce solo gli studenti quando hanno superato la metà più uno degli esami, ma la medite era una delle malattie che lui riconosceva in azienda, cioè quello un po' che abbiamo detto, abbiamo anche citato nel primo episodio, la norma, la gaussiana, stare intorno alla medite. Questo è un libro molto interessante, diciamo molto americano, ma un libro molto interessante. Se parliamo di leadership, questo è uno dei miei totem della leadership. Ho conosciuto questo libro grazie al mio amico Ernesto Ciorra, che tanti anni fa mi ha consigliato di leggerlo, e di Sutton, famoso professore a Stanford, che si intitola Il metodo antistronzi. È un libro fantastico, è un libro di diciamo di sopravvivenza non solo aziendale, ma è un libro che racconta molte delle dinamiche di leadership e delle dinamiche di gestione delle relazioni all'interno di un posto, diciamo, al chiuso di una community, di un'organizzazione, che può essere l'azienda, ma non solo. Gli ultimi due libri che vi presento, li presento insieme perché sono due libri molto famosi, sono due libri che andrebbero forse proprio in questo periodo letti e studiati a memoria, e sono Factfulness, del ormai compianto Rosling. Vi consiglio di seguire i canali Twitter e ovviamente lo sforzo che sta facendo il figlio di Rosling per portare avanti il lavoro del padre. Questo libro è uno dei grandi punti di riferimento, diciamo, del nostro tempo. E poi ovviamente anche Pinker, che è sulla stessa onda dell'approccio di Rosling, ci dice che ci stimola a essere ottimisti. Come spesso dico, io sono un ottimista non per natura, ma sono un ottimista per evidenza. Detto questo, qual è il filo conduttore di questi libri e qual è il filo conduttore di quello che vorrei discutere con voi oggi? Beh, ovviamente arrivare a quello che chiamiamo prima RICA, e ovviamente è il concetto, chiamiamola, della leadership ibrida. E ci arriviamo per passi, ci arriviamo come facciamo sempre tutte le volte attraverso le tre domande che vi ho posto, e che magari, se magari poi vi
avete voglia di rispondere alle tre domande che vi sono arrivate nella newsletter, ma cercare di utilizzare le tre domande come punto di partenza. Allora, la prima domanda era proprio che cosa ritenete, quali sono secondo voi gli aspetti insopportabili del concetto di leader, del concetto di leadership e anche di come la leadership spesso e volentieri viene, diciamo, trattata da noi addetti ai lavori oppure da chi frequenta il mondo delle aziende piuttosto che il mondo ovviamente dei servizi professionali. Beh, io penso che il primo aspetto insopportabile sia proprio la parola leader, cioè il fatto del riconoscere sempre e comunque una sorta di potere totemico di qualcuno che sta al vertice e che debba in qualche modo essere, come sappiamo nel corso del tempo, un portatore di verità piuttosto che un, come si dice spesso, leader liquido piuttosto che ambidestro piuttosto che tutta una serie di leader che sa ascoltare. Forse uno dei problemi insopportabili della leadership, qua c'è scritto qualcuno che dice che se ne parla troppo, sono d'accordo, è proprio questo concetto di leader. L'altro concetto di leadership che mi disturba sempre un po', stante sempre ovviamente all'etimologia della parola, che il leader debba essere un primo. Leggete, se vi appassiona il tema di leadership, leggete uno dei libri di Simon Sinek che si intitola proprio Il leader mangia per ultimo, ed è un concetto molto interessante. Lui lo applica a diversi contesti. Qualche mese fa girava su LinkedIn piuttosto che su altri social network l'immagine del branco di lupi con tutti i vari ruoli del branco di lupi, in cui si vedeva che il capo branco era colui che chiudeva il branco, non stava davanti. Questa era un'immagine molto potente e molto interessante, che però, se ci pensate, ha un tema molto interessante, cioè che vorrei affrontare con voi oggi. Che noi solitamente parliamo di comunità, l'azienda è una comunità, un paese è un popolo una comunità, e identifichiamo sempre il leader con una comunità. Oggi forse ci rendiamo conto, ed è un tema molto interessante che sto anche approcciando su altre tematiche, e c'è questo concetto che a me piace molto, il concetto della tribù. Molto probabilmente il concetto della tribù, come vedremo, poco si sposa con il concetto di leader e di leadership. L'altro aspetto insopportabile è che nascono dei mestieri agganciati alla leadership, il coach, il mentor, il trainer di leadership. Io penso che al di là del mestiere, come vedremo, l'essere o meno leadership, uno degli aspetti dell'essere leader è forse che di ritagliare un po' meglio il perimetro di questa attività. Qualcuno che mi dice che quell'immagine dei lupi era un fake, se fosse così vi ringrazio, fortunatamente non l'ho mai utilizzata nelle presentazioni, però ogni tanto il Photoshop viene anche in aiuto a noi consulenti, a noi, diciamo, a chi deve fare in qualche modo attività. La seconda domanda che vi ponevo era: quali sono le caratteristiche del leader non innovativo? Ve l'ho posta in negativo perché spesso e volentieri parlare un po' in negativo ci aiuta anche a fare un po' di critica. La prima critica, la prima caratteristica del leader non innovativo, l'ho scritto su un articolo che apparve su Economy App. Io penso che in questo momento il leader non innovativo è un leader che non sogna, cioè è un leader che, se vogliamo utilizzare la parola leader, che non riesce a travalicare anche in senso temporale tutta una serie di limiti e di perimetri, di campi di visione che ci sono. Quindi è un leader che non sogna. È un leader che non è ironico. Ecco, il leader innovativo non è ironico, o meglio, un leader innovativo è un leader che non, come dicevo spesso, non ha il senso dell'umorismo, non ha il senso dell'autocritica, non ha il senso del mettere in discussione gli aspetti della propria leadership e quindi gli aspetti anche di miglioramento. Spesso dico che le persone che sono di valore, le persone che noi, alle quali noi riconosciamo un valore, sono le persone che ovviamente non sono serie ma non seriose, e questo è un punto interessante.
Leader non innovativo è anche colui, secondo me, che non dichiara di essere un leader o non si assume la responsabilità di essere il portavoce. Questo è un aspetto che magari poi approfondiamo nelle domande. La cosa interessante di molti TED e conferenze, i libri sulla leadership, stamattina vi ho mandato, per chi ha ricevuto il messaggio su LinkedIn piuttosto che su Twitter, ho mandato come consigliato, come prima di ogni singolo episodio di Future Mirror, la visione di un TED. E in quel TED ci sono due aspetti molto interessanti quando si parla di leadership e quando si parla poi, come vedremo, di tribù. Il primo è che i leader non cercano nuovi adepti, cioè non si mettono in prima persona a cercare i nuovi adepti, cioè i non leader innovativi. E in ultimo che non stimolano la rete fra le persone della propria, diciamo, del proprio gruppo e della propria community. Questo è molto interessante. La terza domanda che ci eravamo posti era se o perché abbiamo bisogno di leadership, perché, come magari molti mi stanno scrivendo, se ne parla troppo. Io non voglio entrare nelle tematiche diciamo antropologiche piuttosto che organizzative della necessità di avere un leader o perché abbiamo un leader. Io penso che sia quasi naturale che all'interno di un gruppo di persone ci sia, diciamo, per autorevolezza qualcuno che possa assumersi o che venga incaricato, poi anche per efficacia o efficienza del gruppo organizzativo. Ma penso che per rispondere a questa terza domanda ci siano alcuni elementi da mettere sul tavolo. Il primo è che tutto sommato gli esseri umani hanno bisogno di modelli, hanno bisogno di avere dei modelli di riferimento, avere dei modelli che in qualche modo ci semplificano o che in qualche modo ci diano un indirizzo. Quindi questo potrebbe essere un tema da discutere. Il secondo tema da discutere, il se o perché, è perché tutto sommato abbiamo bisogno, e soprattutto lo vediamo in questo momento in cui qualsiasi dibattito televisivo si parla di crisi di leadership, modelli di leadership, piuttosto che mancata leadership, mancanza di leadership. Non voglio tornare ovviamente a fare la deriva sulla discussione politica, ma lungi da me fare questo tipo di attività, però penso che ci sia un tema di scenario. Ci sia un tema di verticalità di scenario, di chiarezza nella comunicazione, ci sia un tema di responsabilità, quindi la responsabilità è un tema molto forte, spesso sia l'assunzione di responsabilità che la delega della responsabilità è un tema sempre sfumato in aziende, non solo, e poi ci sia un fortissimo tema di competenze. Se c'è un piccolo, se ne discuteva tanto anche su dei canali social piuttosto che in altri luoghi, che se c'è qualcosa di minimamente positivo in quello che stiamo vivendo, e come vi dicevo sono un ottimista per evidenza, non per natura, è che finalmente abbiamo rimesso le competenze al centro. E quindi c'è un tema di... Ci siamo accorti e ci accorgiamo, e questo tema della competenza, della leadership, è sempre, forse l'avevamo dimenticato, ma finalmente è tornato nella centralità. Quindi, usando quella metafora che dicevo prima, lo rimettiamo sul tavolo, la centralità delle competenze. E penso che qualsiasi sia la parola che utilizziamo, leader, piuttosto che punto di riferimento, modello a cui farsi, ormai non possiamo, spero che non si prescinda più dalle competenze. Se mettiamo insieme questi elementi, c'è un tema molto interessante, mi rifaccio un po' al TED che vi ho consigliato, poi magari ve lo inserisco nei materiali che trovate sempre nelle cartelle condivise. Tribù e community. Molto interessante perché per un lavoro che sto facendo, che è la scrittura del mio nuovo libro, ovviamente è emerso questo tema della tribù e della community legati all'azienda e all'innovazione, però volevo un po' utilizzare lo stesso schema anche per ragionare con voi sulla leadership, ovvero noi sappiamo che la comunità
e contiene le tribù. Allora, se mettiamo di fianco la comunità con il concetto di tribù, ci possiamo un po' divertire a declinare questi diversi aspetti, no? Cosa identifica la leadership all'interno di una comunità e all'interno di una tribù? Molto probabilmente la comunità, se ha bisogno di leadership e l'esercizio della leadership, cerca di la leadership ha come compito quello di mantenere la comunità legata, coesa. Quando parliamo di tribù, e noi siamo una piccola tribù, non siamo una comunità, siamo una tribù che condivide in maniera trasversale tutta una serie di tematiche e apparteniamo a comunità diverse. Banalmente c'è chi di noi lavora in società di consulenza, società, aziende, chi fa il freelance, chi fa il libro professionista, piuttosto che ovviamente l'imprenditore, quindi sono tutte, diciamo, comunità verticali. Noi c'è Future Mirror, che ormai è diventata una piccola tribù, e mi piace pensarla in questo modo. Se la comunità deve mantenere legami, noi siamo legati da un modello, siamo legati da un modo anche di stare insieme. Se nella comunità c'è un capo, molto probabilmente voi mi state ascoltando perché, non perché io sia vostro capo, ma perché ritenete che io abbia una sorta di autorevolezza nel discutere con voi o nel mettere sul tavolo alcuni temi. Quindi competenza e autorevolezza. Se una comunità è fatta di relazioni che derivano dai legami, questa tribù o la forma di tribù è fatta un po' dalla partecipazione, quindi dall'appartenenza alla tribù. E se andiamo a vedere i modelli relazionali all'interno della tribù, la comunità è per rappresentanza, e quindi il leader spesso e volentieri di una comunità è rappresentativo di una comunità. Per quanto riguarda una tribù, ovviamente c'è una sorta di produzione. In questo momento, tutte le volte che noi ci ingaggiamo, lo facciamo perché riconoscendo un modello, riconoscendo una forma di appartenenza, vogliamo partecipare attivamente a questa forma di appartenenza e non agiamo solo per rappresentanza. Ecco, questa visione fra comunità e tribù penso che sia molto, molto interessante, perché se cerchiamo di capire un po' come è evoluto il concetto di leader negli ultimi anni, ovviamente io parlo per le leadership che ho conosciuto o che ho studiato, perché bene o male abbiamo partecipato tutti al sistema scolastico, università, le aziende, abbiamo avuto dei capi, magari molti di noi sono capi, nel senso che devono gestire delle risorse. È logico che noi siamo partiti da un modello, chiamiamolo, mi identifico con le generazioni. Siamo partiti da un modello che era il modello dei baby boomers, il modello derivato ovviamente da tutto quello che è l'accademia e la teoria militare. Siamo nel secondo dopoguerra, ciò che caratterizzava l'accademia e la teoria militare viene traslato all'interno delle nuove organizzazioni di competizione che sono le aziende, le multinazionali, e quindi abbiamo questa quasi trasformazione dell'accademia militare in quelle che sono le dinamiche di leadership e di organizzazione. Questa situazione ovviamente costruisce quello che abbiamo sempre chiamato lo status quo, e lo status quo viene in qualche modo messo in difficoltà da quella generazione al quale io appartengo, che è la famosa generazione X, che copre un lungo periodo, molto interessante qui. Ovviamente faccio il cenno al libro decisamente interessante che ha scritto Baricco, intendo The Game, in cui racconta un po' questa storia di questa generazione X che inizia dai cabinati dei videogiochi e poi si declina, no? Perché in questa generazione X c'è la tecnologia che diventa di utilizzo comune, quindi la tecnologia entra in casa, c'è la tecnologia che finisce nei garage e poi diventa grandi aziende, grandi multinazionali di tecnologia, c'è la generazione, la tecnologia che entra o viene identificata con le felpe blu col cappuccio, che sono l'ultimo modello di leadership, se ci pensate, vicino alla generazione X.
Poi arrivano quelli che vengono chiamati i millennials, e se pensiamo a qual è la vera differenza che pongono i modelli di leadership dei millennials nei confronti di quelli che li hanno preceduti, ovviamente se devo pensare a un leader dei millennials, vi faccio la domanda diretta, qual è secondo voi in questo momento il leader dei millennials? No, andiamo per icone. Ovviamente penso che molti di voi possano pensare, stiamo pensando a Greta come leader dei millennials piuttosto che altre declinazioni. Però c'è una cosa molto interessante: i leader dei millennials pongono l'attenzione alla parola futuro. Che poi ci sia una leadership partecipata, mi piace molto il movimento del Friday for the Future, perché quella è una leadership partecipata, ma è molto interessante che nella parola, nell'attività di leadership, e quindi lo stare insieme, community e tribù dei millennials, sia tornata pesantemente la parola futuro. Poi abbiamo le altre generazioni, quelli che spesso vengono identificati con la parola, con la lettera Z, o addirittura parliamo di generazione alfa. Ecco, quello che non so che tipo di modello o quali potrebbero essere i modelli di leadership a quali queste generazioni si possano in qualche modo identificare. Certo è che penso che i modelli del passato non possano più essere applicati ai modelli del futuro. Per un semplice fatto, noi siamo passati da una sorta di iter, un mondo basato sull'efficacia e sull'efficienza, che ha contraddistinto i primi modelli di leadership, o quelli che chiamavamo modelli di leadership, il successo, spesso il leader viene messo insieme al concetto di successo. Ci siamo accorti progressivamente che l'efficacia e l'efficienza non era un concetto solo verticale, ma era un concetto diciamo di network, e quindi siamo passati da un modello di efficacia ed efficienza a un modello di connessioni. Il network, la legge ovviamente dello sviluppo del network, e quindi i leader e la leadership sono coloro che utilizzano questi network anche in maniera strumentale. E poi progressivamente siamo passati a un concetto di piattaforma. Oggi il leader o la leadership è colui che costruisce degli spazi orizzontali in cui far arrivare le differenti elementi dell'ecosistema, che crea connessioni su questi spazi che vengono chiamati piattaforma. Molto probabilmente questa situazione, ovviamente, è una situazione che viene messa un po' in crisi da quello che stiamo vivendo. Però, come dicevamo l'altra volta, e come molti dei dibattiti a cui partecipiamo, vedremo cosa succederà. C'è un punto però molto interessante, che è il concetto di incertezza. E qui richiamo un po' il famoso modello VUCA. Un paio di mesi fa, per la rivista Economy Mag, diretta da Sergio Luciano, il giornalista Marco Scotti ha condotto una serie di interviste, per cui onore, sul concetto di incertezza, su come cambia il concetto di incertezza. Naturalmente una delle attività più richieste al leader è sempre stato quello di gestire o di capire l'incertezza. E questo ha rappresentato poi tutta una serie di ragionamenti che si sono sostanziati in questo famoso modello VUCA. Modello VUCA, per chi non abbia dimestichezza, è un modello su cui viene mappato l'incertezza, viene mappato un po' la capacità di analizzare il contesto, e dà origine a quattro variabili, quattro elementi. La prima è la volatilità, la seconda è ovviamente l'incertezza, la terza, la C, la complessità, e poi c'è il concetto di ambiguo, l'ambiguità, VUCA per ambiguità, ovviamente. Come cambia il concetto di incertezza? Vorrei condividere con voi questo spunto, poi magari ci ragioniamo insieme. Io penso che il modello VUCA e molta della leadership, avuta sino adesso, ha gestito il modello di incertezza nella capacità di identificare cosa sta succedendo, per, prendendo un po' il modello di un famoso libro che vi ho presentato le volte scorse, Revival of the Fittest, cercare di capire come le condizioni del passato in qualche modo avessero l'opportunità o la possibilità di verificarsi oggi e nel prossimo futuro. Ecco, questo ha portato alla nascita di molta della teoria e di molta degli strumenti aziendali basata su
le idee, okay? Cioè la fabbrica delle idee, ne parleremo il 31, in cui l'idea era, è stata, diciamo, un aspetto totemico per cercare di capire qual è l'incertezza e qual è la probabilità che le condizioni del passato si possano riprogrammare o ripresentare. Ecco, io penso che questo non sia più sufficiente, è una parte del problema. Il vero tema sull'incertezza oggi è cercare di capire e di avere la comprensione che l'incertezza del futuro non è cercare di capire quando si ripresenteranno le condizioni del passato, ma cercare di capire che le condizioni del futuro sono completamente diverse da quelle del passato, e questo ci genera ovviamente un forte senso di incertezza. Fondamentalmente a me piace identificare questo passaggio con il fatto che tutto non è per tutti. Alexa, stop! Alexa è perfetta, anche perché a me manca solo da condividere con voi un aspetto di quello che stiamo dicendo, e che se il modello VUCA o la leadership che si identifica in VUCA vede solo una parte del tutto, quello che volevo proporvi è integrare o aggiungere al modello VUCA quello che io chiamo il modello RICA. Scusate il gioco ovviamente di parole, ma che è un modello che ci può essere utile per capire l'incertezza e l'ambiguità di quello che succederà dopo. Ovviamente il modello io l'ho costruito sulla base della tecnologia, perché in questo momento uno dei grandi elementi di incertezza è come la tecnologia cambierà alcuni aspetti del nostro vivere, del nostro fare business, piuttosto che delle nostre abitudini comuni. E quindi, mappando l'impatto della tecnologia, e qui ciascuno di voi può fare selezione di tecnologia, selezione di trend tecnologici, lungo due assi. Il primo è quanto l'impatto della tecnologia, qual è l'impatto, quanto impattano le tecnologie sulla tua value proposition? Quindi io posso avere un impatto tecnologico sulla mia value proposition, e value proposition vuol dire sia personale che ovviamente dell'azienda, del mestiere che sto facendo, del ruolo che ho in azienda, del mercato in cui sono, versus quanto impattano le tecnologie sul tuo o sul nostro modello di relazione. Quindi ho mappato da un lato l'impatto delle tecnologie sul modello di business alla fine, cioè sulla value proposition, che sia personal, che sia di prodotto, di servizio, piuttosto che aziendale, e dall'altra parte quant'è l'impatto delle tecnologie sui nostri modelli di relazione. E potremmo anche iniziare a considerare questo modellino per quello che sta succedendo adesso, per quello che sono i nostri rapporti, i nostri modelli di relazione nel lavoro. E quindi RICA sta per redistribuito, aumentato, coordinato e ibrido. Quindi è naturale che se io ho un altissimo impatto delle tecnologie sulla mia value proposition, ma non impattano in maniera, diciamo, importante il mio modello di relazione, io sarò costretto a redistribuire alcune attività, sarò costretto a redistribuire alcune forme, sarò costretto a redistribuire tempi, spazi, lavoro, perché le tecnologie rompono alcuni elementi a cui ero abituato. Quindi nuove regole, una redistribuzione. Se ho un basso impatto sul mio modello di relazione, sulla mia value proposition, sarò aumentato. Cioè la tecnologia a questo punto mi impatta e aumenta le mie capacità, le mie competenze, le mie abilità, la mia intelligenza, la famosa intelligenza aumentata. Non è che faccio meglio quello che facevo prima. Se invece ho un alto impatto sul mio modello di relazione e un basso impatto sulla mia value proposition, lo stimolo che volevo darvi, il punto di vista, è che noi stessi passeremo da un'attività di collaborazione a un'attività di coordinamento. Guardate, questo è quello che sta succedendo negli aperitivi alla sera su Zoom piuttosto che su Teams e tutto quanto. Non è che noi stiamo imparando delle nuove regole
non di collaborazione, ma di coordinarci, perché se avete provato a fare un aperitivo in 5, in 6, allora la prima cosa che dovete fare è che tutti quanti evitino di parlare contemporaneamente, quindi vi dovete coordinare in maniera diversa all'aperitivo rispetto a come si faceva prima al camparino piuttosto che nel bar. Quindi è un'esigenza di nuove regole di dinamica. Ovviamente in alto a destra c'è la situazione che io chiamo di mondo ibrido, e quindi un altissimo impatto sulla value proposition, sul modello di business, e un altissimo impatto sul modello di relazione. Fatemi fare un piccolo spoiler. Noi abbiamo collocato nel panel sesto di aprile una puntata dedicata al contactless business model. Quindi ai modelli di business che prospereranno o che si affermeranno contactless. E non è solo, pagamento con la carta, ma tutta una serie di modelli di business che molto probabilmente avranno successo o si infileranno nei famosi gap che si devono creare, che si stanno creando da queste nuove modalità. Quindi questo è il piccolo modello RICA, ovviamente qua è schematizzato. Io ho finito il mio tempo, naturalmente adesso scendo giù in cantina, guardo le domande e naturalmente cerchiamo di capire quali possono essere alcuni elementi da discutere insieme. Last in, first out, come si dice. Quindi Christian ci chiede: R collegato all'integrazione modularità del mio modello di business, quindi parlavamo l'altra volta della redistribuzione. Prendete il modello della scuola, prendiamo il modello di business dell'istruzione. Molto probabilmente ci stiamo rendendo conto che il modello di business dell'istruzione scolastica, così come avevamo vissuto, rigido, verticale, devo andare a scuola piuttosto, può essere assolutamente messo in discussione. Quindi ci potrebbe essere una redistribuzione delle modalità di apprendimento e quindi con cui i nostri figli piuttosto che i vostri nipoti e cugini fanno scuola. Ma vi faccio un caso personale, mi faccio questa domanda. Prima del Covid a me capitava di prendere un treno, andare a Bologna, fare un primo appuntamento per conoscere una persona, un'ora e mezza, conoscerci e poi tornare indietro a Milano. Questa cosa qua capiterà ancora? Non lo so. I primi appuntamenti, famoso appuntamento conoscitivo piuttosto che altre cose, le faremo ancora? Non lo so. Quindi molto ovviamente redistribuiamo il nostro tempo, redistribuiamo anche l'utilizzo dei mezzi, e questo magari per Frenitali può essere un tema, quindi la redistribuzione. Quindi il mio modello di relazione non cambia, ma la mia redistribuzione sulla value proposition, il modello di business, cambia decisamente. Vado sempre, il modello di business della consulenza nel post come sarà? Ibrido, coordinato, redistribuito e aumentato. Alessandra, c'era due articoli ti consiglio. Un articolo su Harvard, edizione pro-americana, magari c'ho il PDF, magari se mi iscrivi te lo mando, in cui si parlava, che è scritto da Christensen, molto interessante, sulla disruption dei modelli di business e della consulenza. E poi c'è un articolo fatto da CB Insight, la società americana che fa ricerche di mercato, in cui parlava un po' della tecnologia, ovviamente, sulla consulenza. Io penso che quelle quattro lettere identificano quattro tipologie differenti di modello di consulenza. Questo potrebbe essere interessante. Penso che anche la consulenza vada sempre più verso un modello in cui la tecnologia avrà alto impatto. Magari qualcuno di voi utilizza Canva e Canva ha sostituito magari l'agenzia a quale vi rivolgevate. Qualcuno di voi ha iniziato a utilizzare qualche programma per fare mock-up piuttosto che design thinking online, e quindi anche in questo caso è una sorta di sostituzione. Però penso che per quanto riguarda la consulenza ci possa dire che si affermeranno quattro diversi modelli di consulenza su magari quattro target completamente differenti. I due articoli li metti nel materiale per tutti,
Va benissimo, ve li metto, devo cercarli, li trovo e ve li inserisco nella cartella. Allora, gestire l'intercezza nella guida, che circostanze guida nonostante il mondo variabile. Io penso che il vero concetto di mondo variabile sia la velocità. Allora, scherzando con i miei amici della tribù e le mie amiche della tribù dell'esponenzialità, cavolo, abbiamo passato anni a parlare di exponential organization, di exponential canvas e ExoWorks, abbiamo fatto tutto. Adesso ad aprile ci sarà la mega convention mondo, tutti in stream, di Salim Ismail, tutto quanto. Abbiamo parlato al primo caso di exponential vero, ovvero la crisi, diciamo il Covid, siamo entrati in crisi tutto quanto, perché non sappiamo gestire l'esponenzialità, ma soprattutto non sappiamo gestire la velocità. Tenete presente che la curva esponenziale è una teorizzazione, la curva esponenziale è la costruzione di tante curve a S, che molti di voi, qualche hanno fatto economia piuttosto che economia dei mercati industriali, conosco perfettamente. Quindi è un'interpolazione di diverse curve a S. Però il tema vero è la velocità. C'è una domanda su che cosa vuol dire ibrido. Allora, qui mi rifaccio un po' alla teoria dell'ibrido. Cioè, l'ibrido è la sommatoria di due parti che genera una terza parte differente dalle prime due, per tutta una serie, diciamo, di dinamiche. Poi magari ci torneremo quando parlo, se vi faccio troppi spoiler per aprire, ci tornerà un tema su cui torneremo. Però il concetto di mondo ibrido che a me piace portare avanti è soprattutto pensato al modello RICA, e l'impatto delle tecnologie abilitano dei concetti, abilitano delle soluzioni che la somma semplice di due parti non abilitano. Faccio il caso che spesso ho citato, ma un altro caso molto interessante. Avete visto, spesso l'ho fatto vedere anche nei miei talk, nei miei speech, quel caso dell'applicazione dei robot in sostituzione di camerieri in alcuni ristoranti giapponesi, che non erano robot che sostituivano un cameriere, ma erano delle interfacce che collegavano delle persone tetraplegiche in ospedale a persone, chiamiamole, normofunzionali, e quell'interfaccia consentiva alle persone, ai tetraplegici, ragazzi e ragazze giapponesi tetraplegiche, di avere un modello di relazione, e quindi il modello di relazione e una video proposition, perché quei ragazzi e quelle ragazze guadagnano e guadagnavano uno stipendio da cameriere come un cameriere, chiamiamolo, normofunzionale. Ecco, quando intendo mondo ibrido, il mondo ibrido è anche il controller della Xbox, che consente ai ragazzini che hanno delle disfunzionalità ad avere delle performance di gioco uguali ai coetanei. Il mondo ibrido è la soluzione di due tecnologie che consentono di abbattere le barriere, abbattere le differenze, di generare inclusione, di poter considerare coloro che in questo momento consideriamo inattivi, attivi. Il mondo ibrido molto probabilmente è quello che sta succedendo a molti a molte persone che lavorano, che facevano il sales piuttosto che l'account, piuttosto che il rappresentante, e che stanno imparando che l'attività di vendita, l'attività di accounting, l'attività di presidio dei clienti, l'attività di tutta una serie di concetti che prima davano per scontato, si stanno diventando ibride. Perché? Vuoi perché la tecnologia cambia il modo con cui i clienti magari avranno voglia di stare con noi dopo, ma vuoi perché magari la tecnologia cambia le priorità da un lato e dall'altro, no? Io penso, l'altro giorno ragionavamo insieme a dei colleghi, che è vero che c'è una grandissima crisi di fatturato, però le aziende stanno capendo che alcune cose che prima si davano per scontato, si possono fare in maniera diversa, con un taglio costi laddove non si pensava mai più di poter fare ottimizzazione di costo. Quindi
mondo ibrido e questo, e ci torneremo ad aprile. Cerco di recuperare un po' di domande dopo. C'è chi ovviamente sottolinea l'importanza delle competenze. Roberta è d'accordo sul leader come fonte di ispirazione che porti scompiglio, che abbia naturale tendenza ad innovare. Sono d'accordo, però torniamo al concetto di competenza e autorevolezza più che di leader, ovviamente inteso come vertice o come Alessandra dice Greta è leader della generazione X. Sì, oppure di quei millennials che vogliono ancora essere della generazione X. Posso essere d'accordo, ma nel mio, diciamo, discorso per semplificazione era un po' per capire come cambiano anche gli stili e i modelli. Mi piaceva molto il concetto di futuro, perché è anche una caratteristica di quello che avevamo un po' riconosciuto come il leader non innovativo. Ibrido è associabile a esponenziale? No, non necessariamente. Penso che l'ibrido non sia associabile all'esponenziale, o che la caratteristica di esponenzialità non necessariamente deve essere la caratteristica dell'ibrido. Secondo me il concetto di mondo ibrido è un concetto molto verticale ed è un concetto che ci porterà a capire, è un concetto che abilita nuove soluzioni, nuovi prodotti, nuovi processi, laddove prima pensavamo di non avere soluzioni. Quindi questo può essere indipendente dall'essere verticale o meno. Faccio sempre un altro esempio. Il fallimento della catena di alberghi giapponesi, scusate se torno sul giapponese, ma sapete che dal punto di vista sia personale piuttosto che robotica sono all'avanguardia. Fallimento della catena di alberghi giapponese totalmente robotizzata. Ecco, lì si è ragionato un po' per trasformazione, per esponenzialità, piuttosto che capire quello che poteva essere l'impatto o un possibile modello ibrido. Quindi non necessariamente esponenziale. Vado avanti perché Angela dice, per chi si occupa di HR, aumentano le sfide e cambia radicalmente il mestiere, le competenze ancora una volta su quello che guida. Allora, perché si occupa di HR, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è un bel tema, è una bella sfida. Penso che uno dei temi principali sia R, cioè sia la redistribuzione. Per chi si occupa di HR, diciamo l'altra volta, è il famoso HR al cubo. Quindi la terza R di risorse, robotica, sia veramente la redistribuzione. Quindi questo è un elemento. Salvatore ci dice... ho una millennials in ascolto, chiede maggiore cooperazione anziché coordinamento. Cooperazione e collaborazione, beh, potrebbe essere interessante. Io non credo più, cioè io non penso che nel mondo ad alta densità tecnologica la collaborazione sia possibile, o meno, io penso che la collaborazione sia un elemento imprescindibile del modello di relazione fra esseri umani. E che in questo momento, in una prima fase, ci sia bisogno di coordinarsi con quelli che spesso vengono chiamati gli esseri di silicio e non di carbonio. Sulla cooperazione è un tema molto interessante, lo prendiamo come spunto e potrebbe essere un tema da declinare. Il concetto di incertezza è obsoleto. Sì, Alessandra, io penso che il concetto di incertezza sia obsoleto se letto come raccontavo prima, no? In quell'articolo su Economy Mag, su tanti illustri colleghi ben più titolati, diciamo, di me, discutono del concetto di complessità, del concetto di complicazione, del concetto di incertezza. Io penso che la vera obsolescenza sia un po' legata a quello che chiamavamo il new normal, cioè oggi c'è un po' questo punto interrogativo. Il new normal, ma è vero che torneremo quelli di prima, ma è vero che non succederà nulla in maniera un po' gattopardesca, si ritornerà come eravamo prima? Non lo so, però penso che forse incertezza è un po' una semplificazione.
Io mi piace di più pensare nella necessità più che gestire l'incertezza, riscrivere alcune regole. Vi faccio una domanda, così almeno stimoliamo anche la discussione. Viene prima la leadership o la cultura aziendale? E come le due cose sono interconnesse? Cioè, avete la sensazione che il leader poi generi veramente cultura aziendale, o che sia la cultura aziendale che consente di identificare un leader adeguato? Questo un po' è una domanda che vi faccio, poi pensateci e leggo quello che state scrivendo. No, Serena, non è un periodo ibrido, assolutamente. Nella visione che ho un po' del mondo ibrido, siamo agli inizi, quelli che vi ho raccontato sono un po' degli esperimenti. Io penso che in questo momento, un po' come si parla di intelligenza aumentata e non intelligenza artificiale, sia un tema molto, molto presente. Quindi siamo agli inizi. Abbiamo degli elementi di mondo ibrido. La cosa interessante è che i casi che vi ho citato, piuttosto che altre cose, sono sempre molto legati alla sostenibilità, all'inclusione, all'abbattimento delle barriere e alla necessità o intendimento di recuperare, far entrare nei famosi cicli produttivi chi in questo momento non riesce a entrare nel ciclo produttivo. Però per rispondere alla tua osservazione, secondo me siamo solo agli inizi. Penso sicuramente il leader può cambiare la cultura aziendale, ma in genere quelli riconosciuti come leader adeguati sono quelli che rispecchiano la cultura aziendale. Quindi in pratica, Viviana, tu mi stai dicendo che c'è una profonda, diciamo, parallelismo fra i due concetti. Alessandro dice la cultura si mangia la leadership a colazione, giusto? Sono d'accordo. Molto probabilmente in questo momento può darsi che abbiamo più bisogno di cultura aziendale adeguata piuttosto che di leader adeguati, potremmo dire così, parafrasando la tua risposta. Domanda marzulliana, Salvatore. Ce lo teniamo. Diciamo che può diventare un modello. No, scherzo. Ma sai perché ve lo chiedo? Perché a me dà un po' l'idea che, anche semplificando, no? Noi stiamo sostituendo il concetto di leadership col concetto di cultura aziendale. Quindi molto probabilmente se ne parliamo, cerchiamo di capire veramente cos'è la cultura aziendale. Spesso e volentieri quando mi chiedono che cos'è la cultura aziendale, io l'unico modello di riferimento, leader, che mi aiuta a dare una risposta, chi di voi magari vi ha già sentito, cosa disse Gaetano Salvemini della cultura, no? Gaetano Salvemini, illustre intellettuale del secolo scorso, disse che la cultura in un popolo, in una persona, è tutto quello che rimane quando si dimentica quello che si è appreso e si sa. Fantastica definizione. Allora, se lo portiamo nelle aziende, io penso che veramente la cultura aziendale, e potete fare questo esercizio nelle vostre aziende, è quello che rimane quando l'azienda dimentica tutto quello che è costretta a fare o tutto quello che fa per processo o per procedura. No? E potrebbe essere un paragone interessante detto in questo modo. Vado a leggere altre domande. Però pensandoci, Marchionne ha cambiato la cultura aziendale? Ho letto un paio di libri su Marchionne, ho anche dei miei compagni di liceo che hanno lavorato con lui, ovviamente, e penso che Marchionne abbia cambiato la struttura aziendale, più che la cultura aziendale. I famosi 140 dirigenti, i 12 livelli per prendere la decisione. Questo è molto interessante. Se leggete qualche biografia di Marchionne, qualche libro, penso che lui sia stato un grande ottimizzatore, una grande persona di efficienza ed efficacia. Lui ha agito, da quello che ho letto, da quello che mi hanno raccontato, proprio sulla macchina aziendale. Che poi questo abbia determinato una cultura aziendale, non lo so.
perché poi ci sono gli esperti di settore. Certo che faccio un esempio banale, quello che ha sempre detto dell'auto elettrica e poi il ripensamento che ha avuto alla fine, altre scelte diciamo strategiche, però non voglio addentrarmi nel mercato automotive perché non è questo l'argomento. Però tornando all'osservazione, io penso che lui abbia pesantemente agito sull'aspetto organizzativo e di struttura, e che poi questo abbia determinato forse una crescita culturale aziendale, forse dovremmo chiederle a chi lavora in FCA. Sulla macchina aziendale, correttamente, grazie Cristian. Era un'osservazione era un'osservazione corretta, parlando di FCA, la macchina aziendale. Ci sta. La cultura aziendale fa da scenario alle doti personali del leader, che poi cercheremo anche di raccogliere tutte le fasi che ci state raccontando, magari tiriamo fuori i famosi shot della puntata. La leadership sia una delle idee innate, ma attraverso la cultura aziendale. Quindi c'è, Roberta ci dice quasi che la cultura aziendale poi diventa uno strumento della leadership. Può darsi, è interessante, terremo anche questo, vedo molto accadere il contrario. Beh, Nicoletta, molto probabilmente Nicoletta, lì potremmo discutere sul fatto se la cultura aziendale sia capace di esprimere un leader. Lì dovremmo aprire un capitolo sui modelli di rappresentanza all'interno ovviamente delle strutture organizzative che sono strutture aziendali. Poi naturale che lì ci addentriamo anche in un tema dei nuovi modelli organizzativi, dei nuovi modelli di leadership, quindi che sia distribuita holacracy che dir si voglia, la fan organization, l'organizzazione multiatomica. Ovvio che cambiando il modello organizzativo ci cambia la cultura aziendale, viceversa, l'espressione della rappresentanza e quindi della rappresentatività del leader cambia. Comunque è un tema molto, molto interessante. Recupero qualche domanda di prima, integrazione, questo l'abbiamo vista, leader riconosciuto. Vado un po' sulle prime cose che ci siamo detti, grazie mille dei saluti innanzitutto, è stato anche per me molto interessante riprendere questo discorso. L'idea che il leader debba essere quello forte, che sa sempre la risposta, mentre ad oggi dovrebbe essere più democratico, humble, come ti dice Viviana, capire che servono sia rockstar che rocket star. Questo è molto vicino a quello che io avevo un po' chiamato leadership ibrida. Mi piace molto il concetto della rockstar, perché è vicino un po' a quello che a me piace raccontare quando parliamo degli irrequieti in azienda, e quindi è un tema molto, molto interessante. Non era questa la puntata dedicata agli irrequieti, ai famosi Malek, ma penso, e così andiamo in chiusura perché mancano veramente 2 minuti, poi vi do gli appuntamenti per il futuro. Penso che se veramente se veramente vogliamo tenere fermo e applicare il modello VUCA, la mia proposta è quella di integrare il modello VUCA con un punto di vista che io ho chiamato RICA, quindi sull'impatto delle tecnologie, noi abbiamo bisogno dei famosi irrequieti, cioè abbiamo bisogno di chi fa la rocket star e non la rock star, cioè chi ha voglia di, chi ha la capacità innata di voler riscrivere le regole mettendo in discussione le regole esistenti. Ecco, questa è un po' la definizione che a me piace dare di irrequieti, cioè l'irrequieto e l'irrequieta è colei e colui che a un certo punto capisce, sa, percepisce o ha innato la necessità di voler riscrivere le regole mettendo in discussione le regole esistenti. Questa è un po' a chiusura di quello. E quindi il leader, la leadership che a me piace chiamare la leadership, diciamo, ibrida, che possa attuare il modello del RICA, è un po' quello che dici tu, cioè mixare le differenti profili che ci sono in azienda, tenendo presente che in questo momento molto probabilmente la capacità di un'azienda di gestire gli irrequieti può determinare
il successo o la sopravvivenza di quell'azienda. Questo un po' lo usiamo un po' come chiusura dell'episodio di oggi. In termini operativi, guardo se c'è un'ultima domanda alla fine. Non si può fare proprio il mestiere di manager, non si può dirigere. Esatto, bravo Salvatore, che chiude la chat con una citazione di Adriano Olivetti, grande leader, grande modello, che ha fatto un po' dell'essere irrequieto, forse fin troppo, perché poi le storie che leggete sui libri di Olivetti, anche di quelle che è stata poi alla fine, forse che hanno un po' esagerato nell'essere un po' irrequieti, ma questa ci dedichiamo poi magari in una visita con Salvatore agli stabilimenti, alla zona dell'innovazione di Olivetti. Allora chiudiamo perché sono le 15:15, grazie mille, anche oggi eravamo veramente tanti, anche oggi ho visto il down alle 3, quindi penso che le prossime volte cambieremo qualcosina nell'orario. Noi ci diamo appuntamento a questo punto il 31 alle 2 per parlare di corporate creativity e ci vedremo prossima settimana, ancora giovedì, col vecchio calendario, in cui parleremo di innovation più management. Ho una piccola sorpresa che sto cercando di chiudere, di portarvi, e poi vi invieremo il calendario degli appuntamenti di aprile. Grazie mille, buon pomeriggio, buon martedì, buone video call, buon lavoro smart e buona attività di apprendimento delle nuove dinamiche del coordinamento tra di noi. Grazie mille, è stato veramente un piacere, ciao a tutti, per qualsiasi comunicazione ovviamente tutti i miei canali social sono aperti, la mia email è assolutamente a vostra disposizione, come spesso dico, stay tuned folks, e ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo. Grazie mille, buona giornata a tutti e a tutti.